questa è la TC nuova, la nuova TAC che abbiamo messo da 128 strati, quella che è stata presentata come macchina low dose, cioè una macchina che è in grado di auto determinare il valore del dosaggio in base alla corporatura della persona, e attraverso un software direttamente indicato nella macchina permette di mantenere il dosaggio sempre a livello minimo, certo, mantenendo il valore diagnostico in base alla tipologia d'esame. Quindi lo regola non solo in base alla massa corporea, ma anche al tipo di esame che noi dobbiamo eseguire. Bene. E grazie a questa tipologia di software noi riusciamo ad effettuare dei toraci che si chiamano low dose, ad un dosaggio tale che hanno una indicazione, un'indicizzazione diagnostica sovrapponibile a quella di una TAC, ma con un dosaggio paragonabile a quello di un RX. Certo. E quindi pensare che un bambino che ha determinate malattie come quelle della fibrosi cistica, di cui noi ci occupiamo in particolar modo, possiamo fare dei controlli seriati con dosaggi inferiori a quelli dell'RX, ma con un valore diagnostico sovrapponibile a quello della TAC. Certo. Oltre a questo, questa macchina ha ogni pacchetto e software possibile per effettuare qualsiasi tipologia d'esame. Certo. Non per ultimo il dosaggio, le card OTC. Le card OTC sono metodiche di ultima generazione per lo studio delle. E questa ovviamente è la stanza dove. Questa è la stanza del macchinario. Bene. 128 detettori sono appunto qui, certo, disposti all'interno di questo cerchio, e questo, certo, è il lettino. Sono macchine di ultima generazione perché sia questa che la risonanza hanno una circonferenza un po' più ampia e un supporto di peso, bene, molto maggiore, in modo tale che sia il paziente particolarmente obeso, sia per quanto riguarda il peso che come dimensione, renda la macchina sempre compatibile. Certo, indubbiamente. E la nostra macchina ha anche il protocollo per paziente obeso. Indubbiamente. Perché così come è in grado di autoregolarsi sul valore minimo del dosaggio, è in grado di alzarlo in base al peso del paziente. Certo. Questo è tutto a beneficio del paziente oncologico, del paziente obeso. Abbiamo anche gli iniettori di ultima generazione.